lanciare un nuovo progetto che ci vede coinvolti tutti e tre, sono tre soggetti diversi. Io a nome della cooperativa Astra 21 posso parlare appunto dell'importanza che la balconata e la sua riapertura potrebbe avere sul funzionamento del cinema, sia dal punto di vista degli eventi che potremmo ospitare, quindi poter far tornare anche dei grandi nomi, dei grandi registi, dei grandi attori all'Astra, sia perché comunque il comfort che ci dà la balconata, che dà agli spettatori la balconata, è molto richiesto. Alcune delle nostre attività, come sapete, hanno spesso sold out e quindi dobbiamo un po' adattarci anche a questo limite di posti. Bene, siamo in questo luogo da un anno, vediamo che il cinema sta andando bene, e che piace, che la città risponde bene, contando di rimanerci altri 6 più 6 più 6 più 6 anni, abbiamo pensato di, assieme ai proprietari, di iniziare a pensare a una raccolta fondi per poter finire la riqualificazione del cinema, dove il grosso appunto è la balconata, ma ci sono anche degli interventi legati al risparmio energetico, legati alla pensilina esterna e all'impianto elettrico, che sono importanti. Lascio la parola magari al proprietario per spiegare un po' anche l'importanza del progetto per voi. Sì, quando Nicola aveva iniziato a lanciare l'idea, prima che entrassi in parrocchia, io sono qui da settembre, e la cosa interessante sono stati vedere i numeri della riapertura dell'Astra, che numeri importanti su tutti e tre i fronti, quello del Cineforum. La nuova campagna abbonamenti mi pare veramente grande e questa coinvolge tanto anche i parrocchiani di San Bartolomeo perché sono tanti anziani di questa parte di città, ma non solo, anche di tutta la città. Vedo tante persone arrivare anche da altre parrocchie, da altri quartieri. E molto bene anche i numeri sulle scuole, è la richiesta delle scuole. E anche spettacoli veramente interessanti che sono stati fatti qui all'Astra, che sono usciti, Oppenheimer, di Nolan, Io Capitano di Garrone, adesso questo della Cortellesi, che sono stati fuori una serie di giornate proprio col cinema pieno. Per cui a fronte di questo, il pensiero di chiedere ancora alla gente, perché alla fine gran parte della riapertura dell'Astra lo si deve anche alla generosità dei comaschi, e provare a dire se questo funzionato può essere anche rilanciare e riaprire comunque un quasi 40% di sala, che è la balconata, perché sotto sono 200 posti, sopra sono 150. 150, per cui no, un notevole ingrandimento della sala. E fatte queste considerazioni, sentita anche l'economato della diocesi e gli uffici tecnici della diocesi, anche la parrocchia di San Bartolomeo ha dato parere fortemente positivo in questa riapertura della balconata. Speriamo che sì. Poi ci sia questa risposta di generosità e riaprire, insomma. Poi pensiero anche che è l'unico cinema che ormai è rimasto a Como, in centro città, dico, è cosa importante. E prendo io la parola in qualità di presidente dell'Associazione Amici dell'Astra. Nella prima raccolta fondi, quella che ha permesso di riaprire il cinema, eravamo solo qualche persona che poi si è appunto, che è rimasta, che si è unita in questa associazione che adesso conta anche tanti volontari che aiutano in sala, quindi siamo un bel gruppo e quindi ci rimettiamo in pista appunto per raggiungere questo obiettivo.
che appunto sentiamo un po' come un dovere, perché se in certi momenti magari si può dire vabbè, la platea è sufficiente, in altri momenti proprio anche appunto parlando con la gente capiamo che vogliamo restituire a loro il cinema nella loro interezza, cioè come struttura, com'era e come può essere appunto ancora. E quindi appunto dopo un anno di apertura pensiamo che sia il momento di fare questo passo che purtroppo non possiamo fare da soli, cioè la cooperativa o la parrocchia da soli non possono raggiungere questo obiettivo e quindi pensiamo che come associazione dobbiamo fare come avevamo fatto allora, raggiungere quanti più cittadini possibili e quanti più amanti dell'Astra per provare a raggiungere questo obiettivo. Stiamo parlando di una cifra intorno ai 100.000 euro per, appunto, sia per la balconata e anche per questi altri lavori che sono stati menzionati. Appunto, se si riesce ad arrivare a una certa cifra entro la prossima primavera possiamo sperare di fare già i lavori quest'estate. Ed è questo un po' l'obiettivo di lanciare la campagna in questo momento natalizio per cercare di appunto capire un po' anche com'è la risposta della gente e vedere se è un obiettivo fattibile. Se ci vorrà più tempo ci metteremo più tempo, la risposta c'è e quindi speriamo ci sia appunto anche in questo caso. Parlavo appunto di Natale perché lanciamo adesso questa campagna sfruttando un po' anche magari la necessità di regali di adesso, quindi un regalo per l'Astra e anche per magari i propri cari, nel senso che ci sarà questa possibilità di donare attraverso l'IBAN dell'associazione o direttamente qua al cinema naturalmente, e a fronte di qualsiasi importo si voglia donare ci saranno delle ricompense, come già un po' era stato all'epoca, chi si ricorda, nel 2020. Quindi dalle locandine o alle tessere 5-10 ingressi che vendiamo qua alla Cassa del Cinema, oppure ci sarà anche la possibilità di avere delle poltrone, perché ci sono avanzate delle poltrone quando abbiamo ristrutturato la sala e quindi chi vuole avere la poltrona in casa avrà la possibilità di acquistarle appunto donando una determinata cifra. Quindi ovviamente nei prossimi giorni sveleremo un po' tutte le i dettagli della raccolta fondi, che appunto non sarà solo a Natale, andremo avanti finché riusciremo a intravedere questo obiettivo. Quindi niente, questo è quello che vogliamo dire ai comaschi. Ovviamente la sala andrà avanti tranquillamente come sta facendo adesso, avremo tra l'altro un sacco di iniziative nelle prossime settimane, un po' legate alla raccolta fondi, un po' ovviamente legate alla programmazione ordinaria.